Credo di intervenire, sì. Allora, buongiorno, siamo arrivati alla terza giornata, impegno abbastanza importante. Mi spiace che molti di voi non abbiano potuto vedere le cose che abbiamo fatto vedere, anche le letture di ieri sera, perché credo meritassero proprio, però è stato detto, dobbiamo trovare anche altre occasioni più facilmente fruibili, perché ritornare qui alle 8:30 non è dappertutto così agevole, e quindi è chiaro, non c'erano moltissime persone, non ce ne sono state mai moltissime, ma oggi ce ne sono sicuramente largamente di più, e quindi questa era un po' il rammarico di ieri, ma anche un compiacimento del fatto che la cosa è stata veramente ben fatta ed efficace anche per le persone che Macacarro avevano conosciuto. E per cui quindi le cose non erano una novità, ma riuscire a vedere insieme i diversi tipi di intervento e anche qualche immagine è stato veramente, a mio avviso, molto efficace. Oggi abbiamo intitolato questa iniziativa come una tavola rotonda. In realtà una tavola rotonda si muove attraverso gli interventi di più esperti su un unico tema e c'è un dibattito. E invece, come vedete, ci sono diversi temi e si è cercato di invitare persone esperte su quell'argomento a introdurre, quindi mi si è lasciato in linea di principio uno spazio ridotto rispetto alle relazioni che abbiamo svolto la prima giornata, uno spazio ridotto, diciamo, di un quarto d'ora, tranne situazione poi in cui magari si richiede qualche minuto di più, ma non è un problema, e in questo senso, proprio per mettere degli elementi importanti su cui noi dovremmo anche discutere sia come movimento ma come persone presenti in aula, e che fanno riferimento come slogan, l'intestazione era promuovere la partecipazione e la responsabilità in ambienti di lavoro, nell'ambiente di vita e nel servizio sanitario. Ecco, sul servizio sanitario noi non abbiamo in queste giornate molto insistito, se non qualcosa a livello del problema del disagio mentale. Oggi invece si parlerà sia in alcuni aspetti del problema del finanziamento e del problema della qualità, sia su aspetti della medicina psichiatrica, ma della psichiatria giudiziaria in modo particolare. Ok, ma a questo punto, per partire dall'insegnamento di Macacarro, che veniva proiettato anche, se vedete un po' il video, se avete fatto attenzione, si è parlato molto di epidemiologia, ma Macacarro era il primo a sostenere, sì, però l'epidemiologia, soprattutto l'epidemiologia dei tumori, arriva molto tardi a riconoscere la presenza di un rischio.
quando le persone sono morte. Il caso Ethernet, di cui riparleremo oggi, è un esempio scioccante di questo. Invece il problema vero è che alcune cose si possono prevedere, cioè la scienza dopo tutto è nata per questo. Maccaro diceva che la scienza ha come scopo e come valore quello di rendere più così meno pesante la sofferenza dell'uomo, no? Della vita, la difficoltà, il sudore e anche il rischio. In questo senso gli ingegneri e chi si occupa di mettere a punto macchine, organizzazioni, metodi, dipende un po' da qual è il loro committente, qual è il loro obiettivo, se è la massimizzazione del profitto, se è rispondere a delle richieste padronali, oppure se è farsi anche carico dei problemi di chi poi lavorerà in quelle situazioni. Quindi il problema del formare sia i medici attenti, secondo anche la lezione che ci ha fatto Vittorio Sironi, attenti all'ambiente, alle condizioni sociali, alle vere cause determinanti della malattia, che sono determinanti sociali, economici, di organizzazione politica dell'istruzione, prima ancora che i germi. Dall'altra parte, anche sul problema della formazione degli ingegneri o anche degli architetti, di chi deve disegnare le città, altre cose, diventa molto importante essere presenti, facendo valere ancora una volta il principio che la scienza ha senso soltanto se è per l'uomo. Roberto Carrara e Luigi Mara introducono esattamente questo problema sulla formazione, formare la prevenzione.